E buongiorno mondo, ormai abbiamo preso il vizio del trekking e perciò abbiamo tolto le ruote da ciclisti e messo le suole dei camminatori e ci stiamo dirigendo all'Alpe d'Evero, da dove partiremo a fare il giro prima del Lago delle Streghe con le sue leggende, storie strane, per arrivare fino al Lago d'Evero e ritorno. Speriamo solo nel clima perché da temporali alle 3 e già il cielo adesso fa abbastanza schifo, quindi vi aggiorniamo dopo se riusciamo a fare il giro completo. A dopo ragazzi. E come non detto, non abbiamo fatto neanche 20 km, no sì, qualcosa di più perché siamo quasi ad Arona, però ha cominciato già a piovere, c'è la nebbia, sembra quasi ottobre, autunno pieno, altro che luglio. Guardate un po' che schifo di clima che c'è davanti. E niente, ci toccherà cambiare i nostri piani e non fare il trekking oggi. Adesso usciamo da Arona, facciamo colazione e ci pensiamo. Ragazzi, purtroppo abbiamo dovuto cambiare i nostri piani. Non andiamo più al Lago delle Streghe perché 2 ore di strada per rischiare di andare a prenderci il temporale, la pioggia, non era proprio il caso. Quindi ci siamo fermati sul Lago Maggiore, in zona Stresa, tra Stresa e Arona. Abbiamo fatto una colazione per ripensare un po' alla giornata, per non buttarla proprio via. E adesso andiamo a Orta San Giulio, così vediamo il Lago d'Orta. E da lì abbiamo visto che ci sono un paio di trekking carini, un po' più semplici. E se dovesse piovere almeno non abbiamo fatto troppa strada. Quindi vi aggiorniamo, vediamo se riusciamo a fare qualcosa oggi o se dobbiamo tornare a casa tristi e sconsolati. Ciao ragazzi! Siamo arrivati a Orta, abbiamo parcheggiato la macchina nel parcheggio proprio giù al paese, ma guardate che coda che c'è per pagare il parcheggio. Un disastro ed è solo sabato e piove. Figurati la domenica col sole. Non abbiamo fatto neanche in tempo a pagare e inizia a diluviare, c'è proprio il temporale. Andiamo in macchina a ripararci, poi andiamo a pagare dopo. Guardate quanto piove. Non so neanche dove è la macchina. Sali, 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 sali in macchina. Ho aperto, ho aperto. No, non andiamo via. Dietro abbiamo il lago e niente ragazzi, avevamo organizzato un bel trekking in montagna col rifugio, il lago, e alla fine siamo finiti per fare la classica passeggiata a Orta San Giulio. Là dietro abbiamo l'isola di San Giulio e il clima è migliorato, ma il rischio di andare in montagna a camminare era veramente troppo, infatti come avete visto prima ha diluviato. E niente, ci prendiamo un caffè perché ne abbiamo preso uno che faceva schifo e andiamo a prendere un altro per rimediare. E non so, niente, questa giornata qui è andata un po' a schifo, rimedieremo un'altra volta. Ciao ragazzi. Ragazzi, abbiamo lasciato Orta San Giulio perché c'era veramente troppa gente e comunque avevamo pagato solo 2 ore di parcheggio, ben 4 euro e stava per scadere. Siamo venuti a Legro, il paese delle vie del cinema dove ci sono gli affreschi, non so se si vede uno là dietro. Thank you.
E ovviamente, nonostante la pausa pranzo l'abbiamo fatta con il sole, abbiamo cominciato a fare il giro per il paese con le opere d'arte sui muri e sta ricominciando a piovere, quindi stiamo andando verso la macchina per evitare di prenderci l'acquazzone, perché il cielo da quella parte è nerissimo e sta tuonando. Quindi vi faremo sapere se scappiamo o se riusciamo a farci ancora un pezzo di giro del paese. A dopo! Ovviamente ragazzi, tutto il giorno che fa pioggia, sole, sole, pioggia, abbiamo deciso di tornare a casa, siamo arrivati a Vercelli ed è in pieno sole. Là in fondo è tutto nuvolo, brutto, ma niente, sono le 3 e torniamo a casa. Giornata abortita. Ci rifaremo in una prossima giornata, ragazzi, buona vita a tutti, ciao!